ciò che io trovo insopportabile è qualcosa che disse un esponente della teoria critica già negli anni 30, era Horkheimer. La ricchezza del mondo non è mai stata tanto grande. I mezzi tecnici, la tecnologia del mondo non è mai stata così grande ed efficace. Le capacità organizzative del mondo non sono mai state così grandi. Eppure, metà o più della popolazione mondiale vive in condizioni orrende. È questo che fa giustizia di ogni affermazione del tipo: vabbè, la globalizzazione sì, ha provocato un po' di danni, un po' di miseria, un po' di povertà, però alcune centinaia di milioni di persone stanno bene. È il complesso del mondo che sta piuttosto male. Vittorino, ora sto in Indonesia para contar una parte de esta historia de la globalización y el medio rural. Aquí me encontré con Haji, que es un pequeño agricultor con el que ya estoy filmando. Pero pensé que tendría más sentido que eran los cineastas locales para filmar en otros lugares. Así que pensé en ti para Guatemala y otro amigo, Abdul Compaoré, de Burkina Faso. ¿Qué te parece esto, Vittorino? Pues a mí me parece bastante bien y me identifico bastante porque también yo provengo de una familia campesina y entonces creo que hay un poco relación con lo que yo pasé y lo que hago actualmente, entonces me interesa bastante. Abdul, bonjour. Seulement un petit message pour dire que j'ai reçu ton premier tournage avec le chef village de Zoda. Merci. À des micros, hein? D'accord. Bon, on a des pour ça, sans bassin de soukan. Biwa, waka, wamting, mon village, moi. Nan ding pierre, lam pierre, va, vie qui d'un com. A même sans y auto, j'ai n'ai pas pour rien, ça. Nimbanra. J'ai n'amba, nimbanra. Toumkai, sarpanidi. On a son quoi? Tan mam tenga kande yel kanga paka mam ta pakum tenga ne pa gilli hanta ru ba ya di ba est ce ba kun kufo e vo sa yis ba ya ne mun ta ko hon to so fo ba ra pou mo ren kite tum zekrem ko ya datum pian lam pian lam kielen delia mo si son kanga ronda yum da vraiment mon pemi na mana Pata tongola. Lambia tongola mba imi ya neba. Dela wenam, lam kielin delia. Dat mbonsi songre. Ngunda, ya kwaya wutu bale, tumna yisi mwini gya. Lambisi ya ninkia mba fansi nji, ya bambi yuri inga, kwa mba ya patongo mye. Nye tonta ula hama takame ngampati libu kanyi. Mhangi ya temani, patal mwini na mani, labsame, kanyi. Lam san deli yamba. Ambient njuwa na ze kaptenga na yelaro. Ami sura kwa na yisininya. Lam tazi wotiti tata o demba. Kwa ikanya. Pof niya barka. Wina lepsi lafi. La san kenge. Tengre na ap gomda ya sur gomla hangoma. I barka. Barka i barkuizro. Tengre lam tayamu. Quoi avec le auto? Quasi 3 miliardi di persone nel mondo vivono con 2 dollari al giorno o meno. Sono oltre il 40% degli abitanti del pianeta. La maggior parte di queste persone sono contadini o ex contadini che ora vivono nelle baraccopoli di qualche grande città. Ho
coinvolto alcuni amici documentaristi affinché mi aiutassero a raccontare la loro terra e la loro gente. E questa è infatti la storia di tre piccoli contadini. Questo documentario parla di loro, della globalizzazione e dunque anche di noi. Durante questo viaggio abbiamo incontrato molte altre persone che ci hanno aiutato a comprendere meglio la profondità di questo problema. Iniziamo però da un aspetto in particolare. Che cos'è davvero la globalizzazione? Non è stato semplicemente come viene ogni giorno banalmente presentato, un fatto economico, di ricerca di nuove produzioni, di nuovi modi di produrre, eccetera. È stato un'espressione della controffensiva che le classi benestanti, le classi dominanti hanno intrapreso dopo gli anni 70 per recuperare più che ampiamente il terreno che avevano perso nei primi 30 anni del dopoguerra. E l'offensiva ha un nome, si chiama liberismo o neoliberalismo. In 1980, a friend of mine did something of rare importance that some historians might miss. Dr. Milton Friedman, a scientist, a careful thinker, and a great teacher, first presented his TV series, Free to Choose. His TV series was about choices, risks, freedom, equality, and making a better future for all of us. But what the honorable member is saying is that he would rather the poor were poorer, provided the rich were less rich. That way you will never create the wealth for better social services as we have. We need to understand how it is that a free market works to enable millions of people to cooperate peacefully together. È una controffensiva partita nelle università e nei cosiddetti think tanks, i serbatoi del pensiero, già negli anni 50 e 60. I Chicago Boys, di cui Milton Friedman è stato il rappresentante più noto, il capitale, i mercati, le imprese devono essere assolutamente liberi di fare qualunque cosa perché ciò assicura il maggior benessere per il maggior numero. Beh, si è avuta una immensa deregolazione dei capitali, deregolazione dell'attività delle banche, che sono diventate dei giganteschi conglomerati finanziari, che è perfino improprio chiamare banche perché fanno di tutto. Questo pensiero è diventato pratica, la pratica ha rafforzato il pensiero perché, ad esempio, questo pensiero economico dominante che vede nel capitale il benefattore dell'umanità, purché sia assolutamente privo di, lasciato libero da qualsiasi vincolo, beh, questo ha voluto dire media, ha voluto dire grandi giornali, ha voluto dire televisione, non parliamone, ha voluto dire insegnamento universitario. Da 30 anni nei corsi di economia dell'università, diciamo che tra il 90 e il 95% insegnano teorie economiche neoliberali. Anche dopo che la crisi dal 2007-2008 ha preso severamente abbacchettate queste teorie. It's more than capitalism. I think it's dehumanization. It's industrialization. Everything has become life. Yes, exactly. Of the soul. Of the soul. I mean, it's just. I mean, you know, your universities have been privatized. Your hospitals are privatized. Your water is privatized. So everything that has to do with human life is now put in the market. It's marketization.
Es imposible no ver las grandes vallas en las carreteras, no escuchar los anuncios. Entonces la gente en lugar de chocolate quiere Tortrix y Coca-Cola. We all have to live, and if we live, that if we live on an equal footing, it's better than living where one is in absolute poverty and the other is in absolute wealth. Because the one that has absolute wealth can never be safe as long as there's absolute poverty. Non si può parlare delle multinazionali. Quando io dico testuali in una riunione con un testo scritto, parlo di crimini, perché quando con una speculazione finanziaria sulle merci si crea la fame in qualsiasi parte del mondo avvenga, è un crimine. Non so come chiamarlo. Si tu estás importando maíz más barato de lo que lo está produciendo el agricultor guatemalteco, que apenas subsiste, tú estás matando esa producción de maíz, sino al agricultor también. Mamá, tráeme un cuchillo ahí. ¿Sí? Non c'è nessun bisogno di complotto, perché per intanto i think tanks, io ne ricordo parecchi nel mio libro, esistono e fanno un lavoro di produzione intellettuale, anche di buon livello, che è intesa a diffondere le idee neoliberali che riguardano naturalmente l'economia, che riguardano naturalmente la finanza, ma che riguardano anche la scuola, le pensioni, i trasporti pubblici, il modello sociale europeo o il modello sociale in genere, la sanità e tante altre cose. Queste cose girano e alcune hanno una circolazione relativamente ristretta, ma non so, Davos, non c'è nulla di più pubblico. Sono in 3.000 che si riuniscono e che per alcuni giorni si scambiano, producono idee e documenti che esaltano il modo in cui è possibile appropriarsi del mondo mediante gli strumenti del neoliberalismo, della teoria economica liberale. Come li commentano loro i risultati del neoliberalismo dal punto di vista sociale globale? Cioè per loro va tutto bene? No, loro dicono che la dose di medicina non è stata sufficiente, anche se il malato è quasi morto, e quindi bisogna crescere la quantità, la dose di medicina per farlo guarire. Finiranno con ammazzarlo. Si tratta di un cavallo, di un paziente umano, ma per quanto possa sembrare paradossale, le cose vanno in questo senso. È difficile farlo capire, ma se i cittadini non capissero, probabilmente si muoverebbero in modo diverso, anche se qualche modesta cosa pare stia succedendo. Non è stata l'economia che si è sviluppata in tal modo da sopraffare la politica, nemmeno la politica che si sia arresa, che abbia preso congedo, eccetera. No, la politica ha spianato la strada soprattutto ai poteri finanziari, perché quello che è avvenuto nel mondo nel 1980 è stata la strepitosa finanziarizzazione dell'economia. Un tempo le imprese si valutavano, ad esempio, in base alla produzione, in base al numero di addetti, in base al fatturato, in base al numero di stabilimenti e cose del genere. Oggi, in pratica, l'unico valore di cui si sente parlare, l'unico numero di cui si sente parlare è il valore di borsa di un'impresa, anche quando si tratta di un'impresa industriale. Se poi quell'azienda taglia 2.000 posti di lavoro, chiude stabilimenti in 5 paesi portando al disastro intere comunità, smette di produrre dismettendo questo o quel settore
di attività di lavoro non ha alcuna importanza. Se sale il valore per l'azionista, se sale il valore dell'impresa, questo ben venga. ¿No es el otro, pues? Come mai quando parliamo di globalizzazione ci rendiamo conto che quelli che ne hanno subito maggiormente le conseguenze sono le popolazioni che abitano in aree rurali del mondo? Per intanto le centinaia di milioni che sono diventati operai in Cina, in India, in Indonesia, in Bangladesh, non parliamo del Brasile, nella quasi totalità erano contadini che hanno abbandonato le campagne. In qualche caso quelle campagne sono diventate grandi latifondi, perché questa è la parola giusta, di proprietà di corporation che al lavoro ettaro per ettaro o metro quadrato per metro quadrato del contadino sostituiscono le grandi colture estensive ad altissima meccanizzazione, con grande uso di prodotti chimici, di pesticidi, eccetera. Quindi è stata o abbandonata o distrutta.
la campagna. In secondo luogo, in forza dell'idea che i movimenti di capitale sono comunque benefici, spesso gli stessi paesi, gli stessi governi dei paesi africani o dei paesi asiatici, del sud-est asiatico o dell'America Latina, hanno fatto in modo da rendere la vita difficile ai contadini, ai piccoli agricoltori, perché sotto la spinta di organizzazioni transnazionali come il Fondo Monetario Internazionale o la Banca, Mondiale, si riteneva che fosse meglio coltivare per l'esportazione. Agriculture. You have the word culture there, right? It's actually doing something in a cultural way. But we have made it into an industry rather than, you know, a local based culture. I think that this is the issue first and foremost. So the multinational companies are taking over the role of small farmers. So everywhere we see, whether it's in Europe, whether it's in the US, or whether it's in Indonesia, that small family farmers are being, how should we say, displaced by big companies. Tra l'altro c'è un indice che non si vede mai in televisione, che riguarda soprattutto l'India, e sono, è una parentesi ma mi viene fatto di citarlo, sono i suicidi dei piccoli agricoltori in India. I suicidi dei piccoli agricoltori in India sono migliaia l'anno. Spesso si buttano sotto il trattore acquistato dal vicino, portato lì da una corporation, in qualche caso bevono un fertilizzante o altre cose del genere, ma non sono alcune decine l'anno come può avvenire in un grande paese, sono migliaia l'anno perché sono stati impoveriti, espropriati, privati della loro dignità, con il contributo dello stesso governo che voleva imporre loro di produrre per l'esportazione, coltivare per l'esportazione, invece che produrre per i mercati locali, per alimentare la domanda nazionale. The policies on agriculture is more on increasing food production only, yeah? Rather than a combination on a sustainable farming, food production and farmers' welfare. Indonesia had the Green Revolution in 1970, and the target has always been increasing rice in a monoculture way, rather than increasing diverse food and with farmers' welfare. So production does increase, but not the level of farmers' welfare, because then when production increases, the price falls down.
estas industrias vienen y se instalan aquí, ya sean de socios transnacionales o socios locales, y simplemente pueden hacer lo que les da la gana. Te voy a poner un ejemplo. Aquí la industria azucarera desvía ríos a su conveniencia y nadie es capaz de decirles nada. Entonces, sí, el impacto es fatal porque nadie los controla. O sea, que pasa lo que... Nadie los controla y ellos no se autocontrolan, pero ni... Ogni settore dell'esistenza umana, se non anzi ogni settore del pianeta, è concepito e calcolato in termini puramente finanziari. Quindi si distrugge un bosco, una bella valle, un intero fiume, eccetera, e lo si chiama sviluppo o valorizzazione. Tenendo presente che, ad esempio, l'ossigeno che quel bosco produceva e su cui noi campiamo non esisterà mai più. Pasa lo mismo con la industria minera, donde se va a ir a instalar una mina, de repente empiezan a aparecer carreteras en regiones donde hasta ese momento lo que había eran simples veredas con hoyos y piedras, y de repente ves una carretera que se asfalta y resulta que es una gran bondad de la compañía minera porque están apoyando el desarrollo del país y lo único que están haciendo es asfaltando las carreteras que ellos necesitan para su florecimiento. Y el ejemplo más interessante lo tienes ahorita en la franja transversal del norte. L'FMI interviene in modo più diretto, la Banca Mondiale dice: se vuoi i soldi per costruire una strada, io te li do a condizione che fai certe cose. La politica degli aggiustamenti strutturali vuol dire dovete privatizzare e quindi sopprimere anche gli aiuti ai contadini per dire. O sopprimere i trasporti pubblici, o sopprimere le scuole pubbliche, o altre cose del genere. Dovete aprirvi al commercio importando dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea anche prodotti agricoli che prima, sui quali prima vigevano forti dazi, forti oneri doganali, e a queste condizioni noi vi prestiamo dei soldi al 2, al 3, al 4, al 5% all'anno. Essendo paesi intrinsecamente poveri, che in certi casi si sono ulteriormente impoveriti proprio perché hanno semidistrutto la loro agricoltura, gli interessi sul debito hanno cominciato a diventare un onere insostenibile. Supponiamo che i paesi sviluppati abbiano imprestato 100 milioni di dollari ai paesi in via di sviluppo. Questi, dopo 20 anni, ne hanno rimborsati più o meno 300. Ya bilu, la kemisa kame yiru tu, sa ni mansin yo. Sa ni mansa namba ne ngwa, bam tara mansin namba, kwa da, la buti, buti ne mansin, kwa da ne mansin, la buti ne mansin, la kien ne mansin namba, la bilu pam pam tu mansin. La han ni mtonsi, sam patara patongo, ya wala mam tara buti ne, mchito wa, ya la buti ne, la mkuri, la mkwa da, buti ne wanda, kwa ni mkuri, nong kompetere mansin ni, mam patere rumsi, si songo de maa mkwa da. Ya wala mtara buti ne, la mkuri ni mkuri, ham buti wanda ansa, prega nda yanda, la fili kuri, mkwa da masa, sam kwa nsa. Ayi de wone di kum kumbi, wala wogo hene rezi. Chibu yin kibetu tu, beno wa bam ni mtaka kwa da maa, nisa adina, tara wa wogo rezi. Asa ni mton
ya beri beri bal songor kabi ba gor me kabi han to tu te ni 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 fotem pa mam ramen ta ya wo ni orke gwa tona me tao de bas ni san no me ya ne ba han nam pa ni son han pa pa ni tona me tao de bas ni ni nam ha ba ni fotem pa tona songor ya am pa sa ran songor no de ne ba han nam tu pa tona songor ni bali en nam han pa tona ki sa ran ni se son ni Ah, quand on t'a pas balayé notre forme, à pas n'en sortir, ils sont là. On a un dicker, ils sont pas capables à quoi, balayer parce qu'à quoi, c'est un homme qui n'a pas un bas, il a un naïal. Ils sont pas tous mon frère, mais ils ne savent même pas. Ça n'a pas longtemps qu'à quoi. Si bien maintenant, ils sont pas un coup de la route en Afrique, ils Auto. Gracias, Paco. Adiós. Adiós. Vamos, ¿qué tal, mi Ashok? Come dicevo, l'accesso al cibo avviene per due modi. Uno, perché uno ha i mezzi per produrlo, per se stesso e anche per i propri vicini poterlo distribuire, oppure ha un reddito adeguato per poterlo comprare. Queste due condizioni per la maggioranza dei poveri del mondo non esistono. I feudatari avevano i servi della gleba, che erano persone che lavoravano per produrre cibo per il feudatario e ricchezza per il feudatario, ma loro non avevano il controllo della risorsa su cui insistevano. Questo valeva per i boschi, valeva per i prati, valeva per le terre coltivate. E nel tempo i signori sono stati variegati. In questo momento quello che sta avvenendo è che il grande capitale finanziario sta acquistando terre. È il fenomeno cosiddetto della rapina delle terre in Africa, land grabbing. Entonces ahora lo que se está extendiendo tanto en el sur como en la franja transversal del norte es dedicar tierras al cultivo de palma africana, por ejemplo, para producir biocombustibles. Pero esto en un país en donde ya la gente, donde ya el 70-80% de los agricultores no tienen tierra para cultivar, se traduce en la pérdida total de esa soberanía alimentaria de la que me estabas preguntando. Allora qui viene fuori il concetto vero, la povertà, la miseria, i contadini poveri verranno fuori da questa condizione solo se si affermerà il concetto della sovranità alimentare, un concetto che dire che i singoli contadini, i gruppi e anche le collettività nazionali devono essere i proprietari delle risorse che hanno, cosa che invece è in controtendenza, cioè nel senso che le terre vengono comperate da gruppi finanziari stranieri, le sementi vengono e anche l'acqua. Si la gente no tiene agua pura para tomar, esto se traduce en enfermedades y en enfermedades que en caso de niños desnutridos producen la muerte. Para mí ese es uno de los indicadores más tristes de
del cómo dejamos que la gente se empobrezca. Y aquí yo refuerzo un tema como el de la minería. ¿Cómo es posible que estemos dándole la bienvenida a operaciones que lo que hacen es dejarte el agua contaminada sin la capacidad de recuperarla o de limpiarla en un lugar en donde la gente puede morirse por agua sucia o por agua contaminada? Allo, allo, ma così, salve. Yeah. Allo. Non è bella la même chose. La même chose. Ouais. Miliardi e mezzo, 2 miliardi e 8 di persone che stanno, che sopravvivono con 2 dollari di consumo al giorno. Ma le mucche europee sono sovvenzionate al tasso di circa 3 euro al giorno, che fanno circa 4 dollari, cioè il doppio di quello che consumano 2 miliardi e mezzo di persone. Grazie ai sussidi della UE e degli Stati Uniti, può capitare, cito episodi che ho visto nella letteratura, può capitare che
in Mongolia il burro bavarese costi meno che quello prodotto localmente, che molti tipi di generi alimentari in Africa, prodotti in Francia, in Germania, in Italia, in minor misura negli Stati Uniti, costino meno che dei prodotti locali, che significa mettere sul lastrico i contadini, tipo gli indiani, che poi ricorrono alla soluzione estrema che abbiamo ricordato. Perché il sistema commerciale favorisce cette transformation de la terre qui est le premier facteur de production et l'eau aussi comme second facteur de production à ces règles de commerce au niveau international. Donc ce sont là certaines des conséquences, mais on peut en citer d'autres parce que ça joue sur le système de santé des populations, ça joue sur le système d'accès à l'eau potable, ça joue sur le système aussi d'accès à l'éducation pour les enfants de ces familles d'exploitants ruraux. Que aquí antes de tutelar el comercio habría que tutelar el derecho de la gente a tener un pedazo de tierra que cultivar, sobre todo de gente que tiene ese conocimiento dentro de su cultura y para quien es importante producir su alimento en lugar de comprarlo. Una leguminosa da erbaio da tagliare poi in primavera e utilizzarla come concimazione del terreno, perché in primavera invece qua metterò poi patate e mais in un pezzo. Tutte le estati da bambino andavo sempre dai miei nonni in paese. Dove erano? Tronzano Vercellese, vicino a Santiago. Se tu prendi solo appunto la pianura padana da una parte o prendi gli altopiani collinari delle Langhe da un lato, oppure prendi invece la montagna, sono tre mondi agricoli diversi, completamente diversi. Chiamo un dado vegetale invece questo di produzione propria. In tutte le politiche, normative, eccetera, non esiste più il termine contadino, esiste imprenditore agricolo. Il termine contadino è rimasto un termine folcloristico per designare qualcosa del passato o, quando fa comodo, qualche comunicazione commerciale. Perché la politica è quella di uniformare l'azienda agricola a un'impresa commerciale come tutte le altre. Tratterà la questione del produrre cibo, produrre alimento, però commercialmente, giuridicamente, legislativamente viene portata sempre di più su questo piano. Non a caso tutte le normative igienico-sanitarie sono inquadrate dentro il termine stabilimenti produttivi alimentari, in cui ci sta dentro il trasformatore, l'agroindustria e la singola azienda agricola che trasforma un prodotto. Vengono tutte uniformate sotto una certa visione. Quella è la politica che si fa. E quindi chi riesce a entrare in quel gioco, sì, effettivamente usufruisce del grande flusso di denaro che l'Europa passa all'agricoltura, ma in realtà le piccole realtà agricole invece spesso sono tagliate fuori da questo flusso oppure lo prendono marginalmente. Anch'io qui marginalmente riesco a avere un piccolo flusso legato all'indennità compensativa per il fatto che tu sei in una zona montana, ma che è una cosa minimale. Per me si tratta di 400 euro all'anno, per dare un ordine delle cose, mentre la regina d'Inghilterra prende 18 milioni di euro all'anno di pacca. Quindi voglio dire, ci sono un po', si capisce che non sono la stessa cosa, no? Questi possono essere due estremi, ma dentro ci sta il fatto che la grande quantità di denaro è drenata dalle grandi aziende agricole e le politiche sindacali sono soprattutto strutturate a difendere i bisogni e gli interessi dei più forti. Sacar ahí.
sentire. Le società che producono gli OGM, cioè le sementi transgeniche o prodotte con l'ingegneria genetica, hanno come finalità non produrre cibo, al di là della retorica, hanno come finalità far profitto. Allora, dov'è che si fa più soldi? Nei paesi ricchi. Quindi hanno prodotto delle robe che dovevano andare bene da noi e soprattutto andare bene in grandi estensioni di terreno. I contadini poveri non hanno grandi estensioni di terreno, hanno anche il bisogno di essere biodiversi, cioè praticano per necessità l'agrobiodiversità che permette la fertilità del suolo e quindi non possono assolutamente, non sono una risorsa diciamo che genera profitto a chi vende le sementi, però sì, possono produrre quell'effetto indiretto che è l'espulsione di questi contadini per che le terre e l'acqua diventino patrimonio invece di o di capitale finanziario o di grandi proprietari terrieri. Le politiche commerciali hanno favorito la questione del droit de propriété intellectuelle, on a privé les producteurs d'une ressource extrêmement importante qui était gérée de façon très autonome, qui sont les semences. Donc il y a eu des difficultés énormes et ce sont ces politiques commerciales qui ont poussé tout ce qu'on constate aujourd'hui comme phénomène non maîtrisé par les producteurs eux-mêmes qui concerne par exemple les produits transgéniques, les OGM. Cuando tú sueltas esto a la naturaleza, tú no tienes idea de qué puede pasar. Muchísimos países europeos hay todo un debate, pero rechazan el tema de los transgénicos por puro principio de precaución. No es porque están diciendo es necesariamente malo, pero como no sabemos suficiente, preferimos no. Ecco, il problema più grosso è stato questo, che mettendo un brevetto tu sei obbligato a pagare le royalties, cioè tu puoi riutilizzare la quantità prodotta, una parte della quantità prodotta per riseminare la soia, il mais, tutte le ma devi pagare dei diritti alla società che ti ha venduto la prima volta il semente e non puoi venderla ai vicini, ovviamente. L'80% del riso, del mais, del grano, quelle chiamate in generale granaglie, sono in mano a tre grandi distributori di cui nel mio libro c'è il nome, ci sono i dati, eccetera. Questo vuol dire enormi pressioni irresistibili esercitate sul mondo agricolo, con il contributo, ripeto, degli stessi governi. Il
le piante, per esempio le piante da frutta, sono state selezionate, per, come anche i cereali, per centinaia e migliaia d'anni da generazioni di contadini che hanno sempre migliorato, hanno selezionato, perché non è che siamo rimasti al melo selvatico, no, di 30.000 anni fa, c'è ancora, ma voglio dire, da lì è partita tutta la selezione. Però questa selezione è sempre stata patrimonio del mondo, di tutti i contadini. Si passavano le piante, no? Si passavano le marze, si facevano gli innesti migliorativi, eccetera. Il sapere elaborato da un contadino che aveva trovato una nuova varietà si diffondeva intorno a lui. Okay? Ora questo meccanismo invece nell'economia capitalista di mercato è diventato privatizzato, queste azioni. Allora se tu migliori vuol dire che è tua, privato, questa azione di miglioramento. Quindi la pianta che ne esce fuori, quella varietà che ha magari la colorazione più rossa o dura un mese di più in cantina o cosa, l'intera pianta diventa tua. Certo. Da una parte è un paradosso perché sarà variato qualche gene, ma tutti i resti dei geni sono quelli che c'erano prima, no? Che sono stati patrimonio di generazioni di contadini. Quindi anche il miglioramento genetico, perché deve essere privatizzato? Cioè, non ha senso logico, ha senso commerciale, perché non vorrei fare delle lezioni in questo senso qua, ma l'economia capitalista deve trasformare tutto in merce, no? Trasforma anche il sole in merce, qualsiasi cosa, tant'è che non usa, e questo anche a me piace anche giocare sulle questioni linguistiche, non usa più il termine albero, usa il termine materiale da riproduzione, no? Nel senso che è un materiale, può essere qualsiasi, c'è il materiale industriale, c'è il manufatto e c'è il materiale vegetale. Anche linguisticamente ridurre tutto a questa cosa, e quindi esistono in questa, come dire, guerra economica, è supportata da una normativa, da una legislazione che la sostiene, no? Per cui se io allora faccio ricerca e questo prodotto della ricerca voglio che sia mio, faccio in modo che ci siano delle normative che me lo garantiscono, e questi sono i brevetti. A patale yon lem yan suma se pou dumpening ba ba fam gura ta ka ba fu meng lampanya ka di ni la wotu bel meng ka bi mit to ya tumde ha Ya viene.
Sí, sí tengo esposo, digamos, él trabajaba aquí en la capital, aquí en, digamos, aquí también de agricultor, pero como le decía, pues que a veces los precios bajan y ya no hay dónde sacar más centavos, por eso mejor se fue a trabajar en la capital. Y ahora yo, pues, como a mí me gusta cultivar, entonces me he dedicado yo a cultivar los terrenos. Ahora tengo 6 hijos y están trabajando y estudiando también a la vez, digamos, porque están trabajando para que ellos puedan sostener sus vidas también, digamos, en el estudio, porque, digamos, solo agricultura no es suficiente también. Pues sí, mejor que se dedican a otra cosa, porque, digamos, es como, en la agricultura es como una aventura, pues, que se invierte, uno no sabe si va a producir lo invertido. En los tiempos de mis abuelos sí era mejor, porque en ese tiempo no se usaba abono químico, sino que solo se usaba orgánico, pues. Si, digamos, la tierra no está tanto contaminada, y sí daba mejores cosechas, digamos, mazorcas más grandes y así sin veneno. Ahora que sí se usa más químico, más veneno, y digamos que en la tierra pues hay mucho microbio a veces, hay gallina ciega, y entonces por eso es que hay que cuidar más los cultivos para que produzca también. Estoy hablando ahora de los pequeños propietarios, también se han visto involucrados en esta agricultura de la muerte, y voy a calificar lo que yo estoy llamando agricultura de la muerte, a partir de la Revolución Verde, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Todo el aparato productivo de guerra se vuelca a ser un aparato de producción de venenos, llamados fertilizantes, químicos, para controlar, pero también, en teoría, para alimentar los suelos. E che erano le stesse multinazionali precedenti che avevano fatto tutte quelle sintesi organiche, ma per motivi bellici durante la Seconda Guerra Mondiale, e che sono diventati prodotti per l'agricoltura, sono tutti cidi, cioè tutte cose che uccidono, gli erbicidi. Non sapevano dove metterli. Hanno creato un nuovo mercato, un cocktail di prodotti chimici che permettono certamente di produrre per unità di terra o anche per unità di lavoro rese molto più elevate per unità di prodotto, ma questo a scapito di tutta una serie di altri danni, diciamo, che non sono collaterali, sono diretti, prima di tutto per esempio sulla biodiversità. La monocultura è la sostituzione di tutto quello che c'è in un ciclo biologico, un ecosistema, con una sola cultura. Estos agricultores que a veces quieren sembrar, por ejemplo, arveja china para exportar, están siendo obligados a usar este paquete tecnológico de pesticidas, de venenos, de fertilizantes que vienen, por cierto, del petróleo, de la industria petrolera. Entonces, aunque todavía guardan ciertas técnicas agrícolas, están perdiendo y perdiendo la capacidad de hacer que sus suelos produzcan como antes lo supieron sus ancestros. Estás hablando de gente que está perdiendo la capacidad de crecer sus alimentos porque los suelos están degradados, porque ya no hay tierras en donde cultivar y porque los venenos que han estado poniendo en el suelo se les están volteando en su contra. Entonces, se está reduciendo la capacidad de crecer alimento y la población está aumentando. Esto vuol dire un brutto destino per i contadini del mondo, che sono poi in grandissima parte quelli che vanno ad alimentare la popolazione degli slums, perché non è che uno lascia le campagne dell'Uttar Pradesh in India e poi si comprano l'oggetto a Nuova Delhi. Non ha neanche i soldi per comprarsi una porta di un alloggio, quindi vai ad abitare in uno slum di Mumbai.
In Bali, each and every component of nature is assigned to a certain god or goddess. Okay? Devi Sri is the goddess of the fields. Mostly, it's the symbolism is rice, but it can be corn, it can be just a fruiting tree, it can be anything. So the place that the goddess resides in is in the fields. And because they have assigned a goddess to the field, they treat the fields and the plants as a person. And therefore, if you introduce the pesticides as pesticides, they would have said, our nature would have been spoiled. That is why it was introduced as medicine, because in their head, oh, medicine is good. Vitamins are good. It's good for God. You know, this is where the how do you say, the social engineering has come up into the picture. These legends are also wiped out because people think it's a superstition. People think it's not modern. People think it's stupid. You know, a lot of people think it like that, but it's actually part of the life. And I'm not saying that we should not embrace the modern life, the technology and all that, but how do you do this in harmony with all the cultures that have been developed? Questa è Devi Sri, e la sua storia, o qualcosa di molto simile, è diffusa in molte culture del mondo. Io la conoscevo solo sommariamente, e allora sono andato a farmela raccontare dal capo religioso del villaggio di Agi. Il dio Shiva aveva chiesto a tutti gli dei di unirsi per la costruzione di un meraviglioso palazzo. L'impegno nella costruzione del palazzo avrebbe dimostrato il livello di devozione di ognuno. Il dio Anta però aveva forma di serpente e per questo iniziò a piangere disperato, perché non avendo braccia e gambe non sarebbe riuscito a dimostrare con il lavoro la sua pur grande fedeltà a Shiva. Le lacrime di Anta caddero al suolo e per miracolo si trasformarono in 3 uova, tanto belle da sembrare perle. Ad Anta fu allora suggerito di portare queste perle in dono a Shiva, il quale certamente ne avrebbe ammirato la bellezza. Anta, tenendo le uova al sicuro in bocca, si incamminò per raggiungere Shiva, ma lungo la strada i ripetuti attacchi di un corvo gli fecero perdere 2 delle preziosissime uova. Anta riuscì comunque a portare a Shiva l'ultimo uovo rimasto, un dono che Shiva apprezzò infinitamente, perché dall'uovo nacque presto una meravigliosa bambina che chiamarono Devi Sri, e quando diventò donna, tutti gli dei si innamorarono follemente di lei, compreso Shiva, che l'aveva cresciuta come una figlia. Per reagire allo scandalo, gli altri dei decisero di uccidere Devi Sri, seppellendone poi il corpo in un luogo segreto. Shiva, disperato, decise però di mettersi alla ricerca della sepoltura di Devi Sri, ed un miracolo apparve quando la trovò. Dal corpo della dea erano cresciute tantissime piante rigogliose e sconosciute che avrebbero per sempre sfamato l'umanità. E dal suo ombelico in particolare nacque il riso. Thank you.
va bene perché io lo voglio fare con la carretta, vedi? Sì, grazie. Es mi que me falta un bulto. Ahí de la tierra vienen todas las verduras, pues las hortalizas, por eso le dicen la madre tierra. Y para mí, pues, digamos, si no hubiera tierra, ¿dónde vendrían las cosas? Aunque uno tuviera dinero, pero si solo, por lo menos, si solo agua hubiera, no puede sembrar uno nada. Por eso, para mí, pues, así lo pienso, que así lo dicen madre tierra, porque ahí se siembran las semillas y a base de eso podemos sobrevivir, digamos, por las verduras que se producen en la tierra. Uh-huh. Sí. Yeah. Que todo, así como dice uno de la luna, que solo sirve para iluminar, pero a la vez, como le decía, pues que uno cree en eso y lo toma su tiempo como verdaderamente lo ha oído uno y verdad que sucede. Que digamos en el caso del maíz, se digamos que se siembra cuando es luna llena para que la milpa no se caiga, porque si le sale las cañas gruesas, digamos, de la milpa, y eso hace que no se cae. ¿O cuál? Pues que yo el no sé. Ah, no, eso sí no. No. Itu ditanam karena supaya tidak mengganggu tanaman yang masih hidup dan
yang ditanam itu berfungsi sebagai rabuk, pupuk itu. Dan ke bahasa itu? Hah? Ke bahasa wia atau bia itu? Oh, permetere sale spezie. Kalau dapur, ini priuk. Qui si cucina. Okay. Un pochino di dan. Fare il caffè. Copi. Copi, copi. Kalau ini kupas kelapa. Kupas. La visione olistica che c'è nelle filosofie orientali e che non c'è più, non c'è stata mai da Cartesio in avanti in Occidente. Però c'era prima nei vecchi contadini. Sì, forse non si chiamava così. No, è chiaro che l'empiria, cioè la saviduria campesina, come dicono, cioè la conoscenza empirica, è molto importante ed è una sintesi che di chi pratica concretamente le cose fa nell'atto stesso di farlo. La visione olistica, chiunque coltiva delle robe finisce per averla, perché non è una cosa meccanica, non è come fare i chiodi, insomma, produrre i ceci, ecco. This is not organic. It looks green, it looks nice, but they spray pesticides. Not maybe as much as other places, but they do spray pesticides. And you can see from time to time that the harvest is less. So you're actually killing off the soil. Yeah? And in order to make it come back, you need like 2 to 4 years to make it alive again. But it will take another 40 years to make it come back to the original. You're talking about original like it was before, yeah? So I think we need to be realistic. And that is why we need to support even when the process is still going on. The most important thing is that if farmers want to shift, then the farmers must be given support to shift to organic farming. And that is what the agricultural policy should be at the national and local level. And then when we talk about international trade on agriculture, that should also be the policy. That should be the policy in providing aid or trade facilities or whatever. Hoy en día ahí hay agricultores que son prósperos, levantan 300 quintales de café en una manzana sin utilizar un gramo de químicos o de fertilizantes de la industria petrolera. Saben hacer abonos, saben combinar diferentes métodos de agricultura, saben sembrar agua, por Dios. Sembrar el agua quiere decir sembrar árboles. Sembrar el agua quiere decir devolverle a la tierra la capacidad de meter el agua en el subsuelo otra vez. Y solo los árboles pueden hacer eso. Esta gente lo que tiene clarísimo, mira, cuando ellos regresaron, las colinas estaban bastante pelonas y no había muchas fuentes de agua. Ellos te pueden llevar a ver cómo hicieron terrazas y en esas terrazas pusieron hoyos, literal, y empezaron a plantar y a plantar y a plantar. Y todo eso hace que ahora abajo haya un nacimiento de agua. Y te enseñan un lugar y te enseñan otro. Y está clarísimo, saben sembrar agua. Yeah, I don't like it. Yeah, okay.
Grazie mille. Donc cette alliance aujourd'hui où l'État est devenu commerçant et le commerçant est devenu l'État parce qu'il pouvant prendre des politiques, parce que la plupart aujourd'hui des politiques nationales que nous avons sur les semences, sur l'agriculture, ce sont des politiques qui sont édictées par les secteurs privés, soit les fondations de ces secteurs privés, soit par les secteurs privés lui-même. Et donc à ce niveau, on n'a pas le choix que de s'organiser pour que les politiques soient des politiques véritablement publiques où il y a une participation effective des petits producteurs qui sont organisés, qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi et qui réinvestissent leur argent dans le pays au lieu de les amener sur d'autres continents. Parce que les mêmes problèmes qui affectent aujourd'hui les petits producteurs au Mali, au Burkina Faso ou ailleurs, c'est ces mêmes problèmes qui affectent les petits producteurs au Canada, en Italie ou aux États-Unis. Donc il faut qu'il y ait cette alliance internationale pour non seulement continuer à dénoncer le système, mais surtout à démontrer aujourd'hui que ce système ne marche pas, qu'il faut aller sur d'autres choses, et cette autre chose, nous l'avons exprimée à travers les alternatives qui constituent la solution pour la faim dans le monde. Parce que ces exploitations familiales aujourd'hui fournissent plus de 70% de l'aliment du monde. L'alimentation du monde est assurée à 70% par les exploitations familiales. L'industrie ne contribue qu'à 30% de cette alimentation mondiale. Donc il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on ne change pas de posture parce que le monde est en crise. Et cette crise ne trouvera sa solution que dans la solidarité entre les peuples. El único cambio que se podría dar es una ciudadanía que despertara, que se sacudiera el miedo y que se envalentonara ante estos movimientos mundiales que están hablando del 99%, porque en Guatemala somos el 99.9%. Da 2 anni a questa parte incontro, sento, vedo anche per televisione molti giovani che mostrano di aver capito, molto più dei politici. Molti dei loro slogan sono fondati. L'idea dell'1% non è che si siano inventati, voi siete un piccolo numero di ricchi e straricchi, noi siamo tanti, no, viene fuori dalle statistiche sulla distribuzione del reddito degli Stati Uniti. 1% uguale 23% del reddito nazionale. E anche tra giovani e giovanissimi, quindicenni ormai, è singolare come abbiano capito parecchie cose. Quindi in Indignados e in Occupy Wall Street lei vede qualcosa di molto... Certamente di positivo. Sono anche documentati, perché poi le cifre che tirano fuori sono quelle e gli argomenti, perché dobbiamo pagare noi se la causa sono state i gruppi finanziari, perché la causa è stata quella, sta nei rapporti ufficiali del Senato, del Congresso americano, anche in qualcosa dell'europeo, però i parlamenti europei a confronto di quello americano sono lontani anni luce, il nostro Parlamento poi non parliamo. Però sta il fatto che questo è un grosso problema politico, che proprio su un patrimonio del centro-sinistra, di una socialdemocrazia rinnovata, di qualche partito progressista degno del nome, che però non c'è.
Okay, we have a saying in the East. In East means the developing countries of that, that human beings understand the language of humanity. Right? And I think a lot of us are now realizing that the new age is about humanity and nature. It's no longer